Allora, super buongiorno e benvenuti in questo nuovissimo vlog. Mi fa strano non iniziarlo con la mia solita intro, però la volevo un po' cambiare, anche perché alla fine questo è un vlog. Però fatemi sapere se vi può piacere un cambio di intro o se volete mantenere la solita, fatemelo sapere nei commenti. Comunque, allora, eccoci qui, sono ancora in pigiama con la mia voce da sveglia, che mi sono relativamente svegliata da poco e quindi adesso mi devo sempre riprendere. Però adesso cosa faremo? Sono sempre in pigiama, quindi anzitutto mi andrò a lavare i denti e a cambiarmi, quindi lo faccio. E ci sentiamo tra poco. Ed eccomi qui cambiata. Ho messo questo completino di Tezenis che mi piace molto, anche perché dopo devo andare a spedire un pacco per Vinted, quindi almeno così sono già pronta e cambiata. Adesso andiamo di sopra, così vi dico il piano d'azione di oggi e continuiamo con il vlog. Ed eccoci qui sulla mia scrivania, pronti per iniziare la giornata. Più tardi, tra l'altro, devo andare a spedire questo qua, che si vede qui, che è il pacco di Vinted, perché una ragazza mi ha acquistato una cosa e quindi lo vado a spedire oggi. Però adesso vediamo quali sono i piani della giornata. Mi sono fatta un piano settimanale per questa, la prossima settimana, su questo calendario, che è un calendario fatto in questo modo proprio per la settimana. E oggi devo fare elettrotecnica, la parte di macchine, e per dispositivi devo fare gli esercizi. Quindi, dato che io il pomeriggio però sono un po' più stanca rispetto alla mattina, che sono bella pronta e bella reattiva, stamani farò gli esercizi. Oggi pomeriggio quindi farò macchine. Di conseguenza, come negli altri vlog, vi lascerò i timelapse, che tra l'altro mi avete detto che vi piacciono i timelapse, quindi perfetto. Prima di iniziare ci tenevo a farvi vedere questi due stand che mi sono arrivati dall'azienda Moft. Ve la scrivo qui, praticamente la loro è un'azienda che vende gli stand per computer, iPad, ma anche cellulari. Mi hanno gentilmente inviato due dei loro stand da provare, questo qua che è per il computer e per il laptop e questo qua che è per l'iPad. Il bello di questi stand è che non sono solo stand invisibili, quindi tra poco vi farò capire in che senso, però sono anche compatibili con qualsiasi tipo di device, cioè ad esempio questo è uno stand per l'iPad, però non è compatibile solo con il mio iPad dell'Apple o comunque gli iPad in generale, ma è compatibile anche con qualsiasi tipo di tablet. Infatti qui c'è scritto per tablet da 9,7 pollici di schermo oppure anche più grandi, quindi appunto sono compatibili con tutti i tipi di iPad e mi sembra una cosa perfetta. Stessa cosa vale per questo, vale per qualsiasi tipo di laptop, non solo per il MacBook o cose del genere, ma per qualsiasi marca. Questo qua è praticamente per laptop con uno schermo da 1,6 pollici fino a 15,6 pollici. Il mio computer è da 15, quindi perfetto. Questo qui l'ho scelto in rosa, ovviamente non potevo non prenderlo rosa, tra l'altro anche la mia cover del computer è rosa. E questo stand invece per l'iPad l'ho preso in grigio, diciamo scuro, perché è uguale al colore dell'iPad e mi sembrava carino fare il matching. Se vi interessano, tra l'altro, questo è il mio codice sconto se ne volete usufruire. Ed inoltre qua sotto in descrizione trovate anche i link diretti sia allo stand per il computer sia allo stand per l'iPad. Partiamo con lo stand per l'iPad. Questa è la confezione, fatta così. Si apre da qua sopra e all'interno troviamo il foglietto illustrativo dove ci fa vedere tutti i modi in cui si può mettere lo stand vero e proprio con il magnete adesivo. Praticamente voi attaccate questo magnete all'iPad, adesso vi farò anche vedere come. Una volta attaccato questo qui all'iPad, dopo questa parte magnetica si schiaffa direttamente sopra questo. Diciamo che più o meno è l'esperienza che fa la Magic Keyboard, quella per l'iPad Pro che si appiccica magneticamente. Tra poco cambiamo inquadratura così vi faccio vedere come si monta e come sta. Adesso apriamo un attimo questo. Tra l'altro ho resistito fino ad adesso perché volevo aprirlo con voi all'apertura qui, quindi apriamolo. Ovviamente fail perché è rimasto un pezzo di carta, vabbè. Eccolo qui aperto, adesso lo tiro fuori e lo andiamo a vedere. Ed eccolo qui rosa, ci sono anche qui le istruzioni su come si applica e come tenere il computer, e questo è lo stand di per sé, molto bello, mi piace un sacco. Non so se si vede, però è tipo glitterato, quindi cioè adoro. Bellissimo, non vedo l'ora di attaccarlo. E come vi dicevo, il bello di questi stand è che sono degli stand tipo invisibili, nel senso voi li mettete, però non sono ingombranti, quindi è come se non ci fossero. E secondo me per i laptop soprattutto è perfetto, perché se vedete magari ci sono quegli stand che sono un po' grandi e un po' ingombranti anche da portare in giro per tenere il computer un po' rialzato per questioni anche di schiena, ergonomiche eccetera, soprattutto in questo periodo che siamo tutti stati attaccati al computer. E questo praticamente è uno stand che vi permette appunto di alzare il computer a varie altezze, però non è ingombrante, quindi è perfetto se magari dovete andare in biblioteca, studiare da qualcuno, insomma top. Adesso vi cambio l'inquadratura così li applichiamo e vediamo come sono. Ok, eccoci qui con l'inquadratura cambiata e siete sulla mia scrivania. Era un po' che non vi facevo un video con l'inquadratura dall'alto, quindi approviamo. Comunque adesso vediamo come si attacca e come funziona questo stand. Anzitutto io ho la cover, questa qua trasparente. Andiamo ad attaccare questo sticker. Penso di attaccarlo tipo qua così nel mezzo. Quindi stacco la pellicola e vediamolo in azione. Ed eccolo qui messo. Ho cercato di metterlo il più centrale possibile, però se sbagliate questo qui si può tranquillamente staccare. E potete anche riposizionarlo, quindi perfetto. Adesso ci andiamo a schiaffare sopra questo, in questo modo, però ovviamente si può mettere come volete, eccolo. E vediamo un po' come si comporta. Anzitutto ho visto dalle istruzioni che si può mettere in vari modi, ovvero si può mettere così, lo potete mettere in questo modo, oppure se non lo volete tenere potete anche girarlo così.
ci sono vari modi di poter usare questo stand. Eccolo qua il libretto di istruzioni, se volete vedere alcuni modi per poterlo mettere. Stoppate per vederli tutti nel dettaglio. Qui noto che ci sono delle linee da seguire, quindi proviamo a fare questa cosa, così. Giriamo l'iPad e... Tadan! Eccolo qua, come vedete sta perfettamente dritto, questo qua non scende e non si muove, vedete è bello robusto e vi tiene l'iPad in questo modo. Se non lo volete magari anche così dritto, c'è anche il modo un pochino così e così sta un pochino più giù in base a come lo preferite da tenere. Oppure se non lo volete in questo modo si può girare, lo mettiamo tipo, non lo so, in questo modo, che è uno degli altri modi in cui si può mettere, lo prendiamo, lo giriamo ed eccolo qua anche per verticale. E quindi come vedete è molto versatile, mi piace un sacco, poi se non vi serve tenerlo su lo mettete dritto così, quindi vedete che anche comunque di spessore non è ingombrante, girate l'iPad, lo mettete giù ed è come se non ci fosse niente. Adesso ho preso il mio computer e andiamo a provare lo stand per il laptop. Ed eccolo qui, allora anche questo è l'adesivo per attaccarlo, io qui ho la custodia in plastica sul computer che ce l'ho penso da tipo 5 anni. Dunque giriamolo e andiamo a attaccare lo stand. Ed eccolo qui messo, ho cercato di essere anche qui il più precisa possibile. Con questo possiamo ottenere due altezze e come vedete dal libretto delle istruzioni eccole qua e adesso le proviamo. Anche qui stoppate per leggere. Come potete osservare anche questo qua è molto molto fine, quindi praticamente voi vi portate il computer come se non aveste niente e di conseguenza non ingombra per nulla, quindi perfetto se vi portate sempre il computer appresso, stessa cosa anche per l'iPad. Come vi dicevo questo ha due tipi di altezze dovute a questo affarino che si può piegare in due modi diversi, quindi intanto proviamone una e mettiamolo giù. Ed eccolo qua, e questo è come si vede, come vedete sta in questo modo che è molto più comodo e soprattutto molto più ergonomico che magari doversi piegare sopra il computer per vedere qualcosa. È molto resistente anche questo, come potete ben vedere, lo sto scuotendo, non si muove e quindi top. Adesso proviamo l'altra altezza per vedere la differenza. Per l'altra altezza praticamente bisogna piegarlo in questo modo e metterlo giù. E così si ottiene sempre il computer rialzato, però a un'altezza più bassa, appunto in base a come uno si trova meglio e preferisce. E aprendolo questo è come si vede. Una volta finito lo prendete, questo lo ripiegate giù e come vedete eccolo qua, non è ingombrante per niente, potete anche tenerlo sopra così e non si nota la differenza. Quindi fatti vedere questi stand che mi piacciono un sacco. Continuiamo con il vlog adesso. Ed eccomi qua, allora ripeto, ringrazio tantissimo la Moft per avermi inviato questi stand, sono veramente stupendi. Adesso visto che sono già le 9:20 e il punto UPS so che è aperto, adesso vado subito a spedire il mio pacco di Vinted e poi iniziamo a studiare. Allora, sono tornata, avete visto una piccola clip mentre andavo a spedire il pacco, è stato velocissimo e top. Adesso mi metto a studiare, stamani partirò con dispositivi come vi stavo dicendo, quindi vi lascio ai timelapse e ci sentiamo dopo. Salve, allora sono scesa per prendere un pezzettino di focaccia per fare una mini pausa merenda. Ci tenevo un secondo a dire prima di partire con il prossimo timelapse dove farò degli esercizi. Avete potuto notare che in tutta quel timelapse, quindi per un'oretta che ho studiato, che è bellissimo come un'ora viene riassunta in tipo 30 secondi con i timelapse, però vabbè. In tutta quell'ora ho usato gli stand che mi sono arrivati e come avete potuto vedere erano stracomodi e non si vedevano minimamente. Quindi, cioè, adoro troppo. Comunque adesso finisco di mangiare, faccio questa pausa merenda, poi partiamo con il prossimo timelapse dove vi farò vedere che faccio alcuni esercizi. Ovviamente poi non riprenderò tutte le 2 ore e mezzo che adesso farò per gli esercizi, però insomma un'oretta tipo come ho fatto adesso. Però ovviamente gli esercizi li faccio sul quaderno perché preferisco averli su carta mentre li faccio, non so perché è un po' una fisima mia, però gli esercizi preferisco far così. Nelle clip di prima praticamente ho ripassato alcune dimostrazioni che devo sapere per l'esame e invece gli esercizi ecco preferisco scriverli, non so perché è proprio una fisima mia, quindi userò il quaderno assieme anche al mio formulario. Quindi vi lascio al timelapse e ci sentiamo dopo. Thank you.
salve, eccomi qui tornata. Dall'ultima volta che ci siamo visti ho pranzato, praticamente ho continuato un po' gli esercizi, ho pranzato, adesso sono quasi le 2 e mi riposo un pochino per poi riprendere a studiare, quindi adesso niente, mi metto un po' sul letto, guarderò qualche video, non lo so, di conseguenza ci aggiorniamo tra pochissimo. Ed eccomi qui tornata con un po' di rumori di sottofondo, di vicini che tagliano l'erba, uccellini eccetera, però le finestre spalancate perché è veramente un caldo atroce. Comunque niente, adesso vi lascerò ai timelapse di me che studio elettrotecnica, in particolare oggi mi tocca fare macchine, come vi dicevo anche all'inizio, e praticamente ecco, c'ho l'iPad con degli schemi che riporterò piano piano sul quaderno, quindi oggi spero di riuscire a finire i convertitori. E niente, quindi vi lascio il timelapse, spero che vi piacciono e poi dopo ci saluteremo. Non so di preciso quanto dureranno, però prima di salutarci ovviamente vi farò vedere come l'ultima volta il risultato che ho ottenuto nel pomeriggio, e quindi niente, partiamo. Allora, ho appena finito e ovviamente appena iniziato questa clip il vicino ha iniziato con il tagliarba, spero che non si senta. Comunque allora, l'iPad l'ho messo qua, che mi è stato utilissimo questo stand, come avete visto l'ho usato per tutta la durata del timelapse per tenermi gli schemi, è stato stracomodo. E come avete potuto vedere vi ho anche fatto un mini flip through del mio quaderno, di cui sono particolarmente proud, e praticamente in questa sessione abbiamo praticamente finito i convertitori, grazie al cielo, e abbiamo fatto tutte queste paginette. So che non sono scritte benissimo, però ora come ora l'importante è farle e capirle, quindi diciamo che l'estetica ora come ora è all'ultimo posto, però sono soddisfatta di quello che ho fatto oggi, quindi top. Adesso vi cambio l'inquadratura così ci salutiamo. Allora, ed eccoci qua, con la mia faccia sconvolta direi che possiamo concludere il vlog e anche la mia giornata di studio. Sono molto soddisfatta di quello che sono riuscita a concludere oggi perché ho fatto tutto quello che volevo e anche di più, quindi top. Prima di salutarci vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate i link agli stand che ho usato per l'iPad e per il computer, e trovate anche questo che è il mio codice sconto se ne volete usufruire, e vale fino al 15 luglio. Ve li consiglio caldamente perché mi sono trovata molto molto bene e mi piacciono un sacco come si vedono, e anche il fatto che appunto sono praticamente invisibili, nel senso non si vedono, e quindi fanno un bellissimo effetto secondo me sull'iPad e sul computer e non sono ingombrate come possono essere gli altri stand. Commentate e fatemi sapere se questo vlog vi è piaciuto, se avete dei suggerimenti per nuovi video e nuovi contenuti. Fatemi sapere qual è stata la vostra parte preferita di questo vlog. Inoltre, sempre nei commenti, fatemi sapere che altri tipi di video vorreste vedere, che sapete che tutti i consigli sono ben accetti. Detto questo, mettete like, commentate, mi raccomando, iscrivetevi al canale e azionate le notifiche per non perdervi i futuri video. Seguitemi anche su tutti i social che come al solito trovate qua sotto in descrizione, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!